Ho dei seri problemi con le uova di Pasqua. Ne apro altre 8. Sono stata allo store, le ho trovate iper scontate e quindi come potevo lasciarmi sfuggire questa ghiotta occasione? Non perdiamo tempo, iniziamo ad aprirle. Iniziamo con questo della Lindt, cioccolato al latte e biscotto al cacao. Mi ha incuriosito. Quindi la sorpresa è qua fuori, sono degli adesivi di Pasqua. Vabbè, sono un caso patologico con le uova di Pasqua, non resisto, mi piacciono troppo. Qua conviene usare un coltello. Allora, sti adesivi, sì, no, sono adesivi, sì, stickers. Cioè, cosa me ne faccio? Non lo so. Tra l'altro, c'è cioè, tutti di Pasqua, vediamo se sono la stessa roba. Cioè, queste vedete sono cioè, il Gold Bunny, Slurp, così. Ah, no, sono tutti uguali. Cioè, magari li avessero diversificati, ma che? Tutti uguali, identici. Cosa faccio? Li regalo? Li attacco in fronte alla gente? Boh, non lo so, così. Ecco qua. Eccolo qua l'uovo. Profumo fantastico. Vabbè, dentro c'è il Gold Bunny, ma il cioccolato Lindt è sempre buono, quindi se costa 3,99 si compra. Ah, ovviamente l'ho rotto. Carino il borsolino. Verde piccolo, poi io li uso per altre cose e questi sono i due Gold Bunny, eccoli qua. Vabbè, mettiamo via questo, passiamo all'altro della Lindt, il doppio latte. Apriamo questo doppio latte, anche qua ha gli stessi adesivi di prima, brutti. Te. Ecco qua, uovo più piccolo, apriamo, voilà. Sempre con il borsolino puccioso e con i due Gold Bunny. Ma chi è che grida? Vabbè, buono, doppio latte, tanta roba, più buono del Kinder, oserei, però, ecco, cioè dentro poi è spessissimo. È buono. Proseguiamo con l'apertura delle altre uova. Ecco qua, apriamo il fondente della Lindor. Anche questo ho trovato tipo a 4,99, una fesseria. Dentro ci sono 4 Lindor fondenti e poi il cioccolato dell'uovo è fondente al 70 che a me piace. Quindi non sempre mangio il cioccolato al latte bianco qui. E vabbè, insomma. Infatti il profumo è qualcosa di stupendo. Ecco qui. Allora, qua dovrebbe esserci la doppia sorpresa. Infatti ci sono le praline Lindor e poi un portachiave raffigurante un fiorellino. Vabbè, ma io l'ho preso per il cioccolato questa volta. Allora, mettiamo via qua tutta questa roba. Roba con 10 B, mi raccomando, roba. Aiuto, che casino. Lasciamo le Kinder per ultime. Ecco qua l'uovo della Lindor Vintage. Pagato 7,99, costava quasi 30 euro. E niente, lo apriamo. Anche qua ha una sorpresa più 4 palline della Lindor. Se sentite sgranocchiare è Vittoria che sta mangiando. Anzi, colgo l'occasione per dire, lei sta benissimo, sebbene non abbia la mascella e ha un solo dentino. Ha 15 anni, è un'ex fattrice ed è una guerriera. Inoltre, cosa più importante, è bellissima. Quindi. E se mi dovesse capitare di adottare un'altra fattrice, non mi tirerei indietro. Ecco qua.
l'uovo della Lindor. Profumo fantastico. Trattiamolo con un po' più di delicatezza. Ok. Perché c'è lo strato, infatti c'è uno strato di Lindor dentro. E le palline dove sono? Allora, qui c'è la sorpresa, ma le palline Lindor dove sono? Cioè, non le trovo. Non ci sono le palline. Vabbè, apriamo qua. Cioè, non ha le palline. Adesso mando un reclamo alla Lindt e glielo dico, faccio la foto e vediamo come va. Dico, scusate, l'ho comprato presso lo D-Store. Ah, che carino, un braccialetto con la farfalla. Che carino. Lo utilizzerò per i miei video di lavoro. Solo che è molto morbido. No, veramente, che delusione. Ma siamo sicuri che c'erano dentro quattro palline? Cioè, prima di fare scene per niente. Sì. No, infatti. No, c'era la sorpresa, ma non le quattro palline. Ho letto male io. Sì, infatti. Strato con morbido ripieno. Sì, ok, è proprio lui l'uovo Lindor. Mi sono confusa. Chiedo venia. Intanto c'è la Queen che gira. Però non può mangiare il cioccolato, ovviamente. Quindi non glielo do. Ok, quindi passiamo alle altre uova della Lindt rimaste. Quindi quelle con la granella di nocciole, sia bianco che al latte. Eccomi, allora apro sia quello al latte che quello bianco. Ok, andiamo prima il bianco perché è la prima volta che lo compro. Poi a giorni devo vedere Lara. Andrà a finire che ci buttiamo in un altro D-Store a cercare uova, perché anche lei adora le uova di Pasqua. E infatti ho comprato per lei anche un uovo, insomma, quello doppio latte. Ecco. Allora, questo è quello con le nocciole bianco. Madonna, un profumo fantastico. Vittoria è qua che brama per un pezzetto, ma non posso darglielo. Vabbè, quello bianco sì, perché cacao non ne ha. Fidatevi, mangia tutto, anche se senza denti, rosicchia anche gli ossi. Cioè, ragazzi, l'apoteosi. Cioè, guardate quanto è spesso. Vabbè, e mettiamo qua la sorpresa perché poi vediamo che cosa. Anzi, premola subito, va. Buona Pasqua, tutto quanto. Sì. Allora, qua che carino. Allora, qua un portachiavi con la casetta e in mezzo c'è un cuoricino. Bello, almeno quello un po' più decente. Le sorprese dell'anno scorso non erano poi il massimo. Ok, mettiamo via questo e apriamo quello al latte. Quello al latte, vediamo. Non so se mi fermerò. Meno male che Pasqua viene una volta l'anno. Ed è il secondo uovo che compro. Eccolo qui. Vabbè, aiuto. Eccoci. Qua mettiamo subito via. Aiuto. E vediamo l'altro. Le Lindt sono finite. Adesso rimangono solo i Kinder. Ecco qua. Ah, ok, ho trovato un altro braccialetto con l'orsetto e il cuoricino in mezzo. Lo riciclo, me lo tengo, vabbè, insomma, roba per i video di lavoro va bene. Questo me lo tengo che mi piace un sacco, ma che carino. Tanto le chiavi servono sempre. Apriamo gli ultimi due Kinder della stagione, forse.
Ultimiamo l'apertura delle uova di Pasqua 2024, forse con le Kinder. Ho ripreso uno con il rivestimento fondente e l'ho pesato sperando di trovare il maestro Yoda. E poi vabbè l'altro, coi dinosauri. Ma perché ha il cioccolato più spesso, io lo adoro, quello tutto con le onde. Speriamo di trovare il tirannosauro Rex. Io preferisco il tirannosauro. Ce l'ho anche tatuato. Vabbè, iniziamo con questo, col classico. Allora, vediamo se l'apertura è facilitata di sta roba qua. Ma no, ma no. Niente, devo prendere un coltello che ho lasciato di là. Eccolo qua, il Kinder è sempre il Kinder. Poi devo sistemare la dispensa con tutto sto cioccolato, anche perché me ne hanno regalato quasi un chilo di fondente. No vabbè, che bello! Che bello il bossolotto così granitico. Oh mamma mia, insomma, vediamo che dinosauro c'è. T-Rex, T-Rex, T-Rex. No, ho trovato sto coso qua brutto. Cioè, cos'è che ho trovato? Che brutto, lo vendo, via. Ecco, ho trovato, aspetta, cos'è? Non lo so che cos'è sta roba qua brutta. Però viene venduta. Diretta la monto, la metto in vendita, che non ne voglio sapere. E chiudiamo in bellezza con l'uovo Kinder con rivestimento fondente. E c'è. Intanto c'è qua Vittorietta. Non te le posso dare. Ecco, Star Wars. Ah no, però ho strappato il colletto, che scema, vabbè. Recupero anche il colletto dell'altro, perché anche questo lo vendo in caso. Se non c'è Yoda, io vendo. Perché io voglio Yoda. Si stava anche già sciogliendo, quindi meglio che l'ho aperto. Eccoci qua. Ho trovato Vader, o quel che l'è, insomma, questo. E quindi anche tu finisci in vendita. Yoda non sa da fa. Yoda non sa da fa. E quindi questo finisce in vendita. Ok. Ok, io ho terminato l'unboxing delle uova di Pasqua dopo Pasqua. Spero di avervi tenuto compagnia e ci vediamo al prossimo video. Ragazzi, ragazzi, è successo l'incredibile. Avevo appena finito di girare il video unboxing delle uova di Pasqua 2024, montando la sorpresa da mettere in vendita, e niente, mi chiama la vispa Teresa: Gianna, vuoi una colomba e un altro uovo di Pasqua della Lindt fondente, quindi apriamo anche questo, che lo escludiamo? No, ovvio, poi si offende. Questa è la colomba al limone, grazie, e poi di nuovo questo fondente con 4 bull di Lindor fondente. E niente, apriamo. Cioè, proprio ultima cosa. Cioè, tra l'altro c'è anche la fotocamera storta, un casino. Però era l'edizione straordinaria, insomma. Vabbè, il solito profumo inebriante, poi lei vuole sapere che cosa ho trovato dentro. Madonna, sei gnucco questo! Cioè, questo è gnucco, eh! Adesso devo cercare qua il pugno col cacchio. Ok, colpo secco del chi. A parte le bull, ho trovato una collanina, un braccialetto con un fiorellino. Ma credo che sia un braccialetto, sì. Adesso le mando la foto. Ok, ora dovrei aver finito.
al prossimo anno. Più uova, meno uova, chi lo sa.